Abbiamo appena finito l'incontro con i ragazzi dell'IC Marassi e Stelle nello Sport. È stato un bellissimo incontro, ci sono state tantissime domande, i ragazzi sono stati molto curiosi e mi hanno fatto qualsiasi tipo di domanda, ma per me è sempre un piacere rispondere e spero di aver dato qualche spunto di riflessione e qualche aiuto sia per la loro carriera sportiva che non. Abbiamo ricordato, oltre diciamo la mia carriera, anche quanto sia importante la sicurezza in strada e quindi di poter viaggiare sempre in sicurezza, di stare attenti e non andare mai oltre il limite e quello che sono le soglie del codice della strada. Il 2020 è stato un anno molto molto particolare, ma altrettanto positivo, o meglio, divido la mia stagione in due parti. Ho fatto il National Trophy a livello italiano, è andato molto bene perché abbiamo vinto delle gare, ho fatto diversi podi e ho finito terzo in campionato, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. E il campionato si è svolto sempre su 7 gare, anche se concentrate, nel senso che correvamo sia sabato che domenica, e quindi in totale su 4 appuntamenti invece che farli su 7, che erano le gare del CIV normali. Invece, per quanto riguarda il Mondiale Endurance, oltre ad essere partiti tardi e aver cancellato alcune gare di inizio stagione, quindi quelle di aprile e di maggio, abbiamo iniziato ad agosto, a fine agosto con la 24 ore di Le Mans, che è andata, abbiamo fatto la pole position, quindi fino al sabato e fino a venerdì benissimo, e poi la gara abbiamo finito quarti con qualche errore in gara che sinceramente ci meritavamo il podio, non l'abbiamo raggiunto, quindi il nostro obiettivo sicuramente era fare il podio, quindi non possiamo ritenerci soddisfatti. Ed è peraltro l'unica gara che abbiamo fatto nel 2020, quindi il Covid ha limitato pesantemente il Mondiale Endurance, ma nel 2021 dovremmo ritornare a competere su 4-5 gare, che sono quelle del calendario diciamo normale pre-Covid. Chi mi è stato vicino durante le gare? Quest'anno meno, perché comunque ad esempio nel Mondiale Endurance c'erano delle restrizioni sul personale, quindi ho portato solo mio padre, altrimenti di solito la mia famiglia e la mia fidanzata, che sono sempre, e anche alcuni amici che sono sempre vicini a me e sono quelli che mi sostengono durante la gara, che mi danno una mano sulle cose che devo fare durante la gara, quindi anche la preparazione magari degli alimenti, del vestiario, soprattutto durante una 24 ore che c'è molto bisogno di essere attivi e molto bisogno di essere sostenuti da una persona che ti prepari queste tipologie di cose, perché non, già tu devi andare in moto e quindi non avresti proprio il tempo e neanche le energie per fare altro. Quindi è molto importante il sostegno che ho dalle persone che ho vicino a me. I miei programmi per il 2021, ancora non posso svelarli diciamo al 100% perché non sono ancora usciti i comunicati stampa con i relativi team, ma posso dirvi che farò il Mondiale Endurance come quest'anno e anche il National Trophy, quindi continuerò a fare entrambi i campionati. Purtroppo dovrò saltare la prima gara del National Trophy perché è in concomitanza con la 24 ore di Le Mans e quindi dovrò dare la precedenza al Mondiale Endurance. Però sono contento di poter affrontare nuovamente due campionati, quindi di stare in moto per parecchio tempo e che questo mi permetterà sicuramente di migliorare la tecnica e di essere sempre più veloce. Ciao ragazzi!